Kamada ha parlato, ha rilasciato un'intervista dove ha detto cose interessanti e vale la pena discuterne in questo video. Ciao a tutti da Vittorio, scusatemi, un video extra, ma secondo me le dichiarazioni di Kamada sono molto importanti e quindi vale la pena fare questo video. Io ti posso chiedere però di mettere mi piace a questo video e di condividerlo con i tuoi amici, soprattutto laziali, così mi aiuti a crescere il canale. Grazie. Kamada ha parlato della sua iniziale esperienza alla Lazio e ha detto tante cose interessanti, alcune che forse fanno preoccupare un po' la Lazio, altre sicuramente positive. Ha parlato della sua ultima partita contro Feyenoord, dicendo che la Lazio non sta riuscendo ad esprimere il gioco al meglio, però è una partita sofferta che la Lazio ha vinto e questo può sicuramente aiutare. Ha detto che non ha problemi nella comunicazione, quindi non so se ha imparato l'italiano, parole minime in italiano, oppure la Lazio parli in inglese, magari lui riesce a comunicare. La nota più negativa è che finora Kamada ha giocato pochissimo, l'abbiamo detto più volte, no? Kamada è partito titolare nelle prime partite di campionato, poi è finito in panchina. Il motivo l'ha spiegato Sarri nelle ultime conferenze stampa, ovvero ha detto che Kamada e Luis Alberto fanno fatica a giocare insieme, quindi il mister preferisce far giocare Luis Alberto con vicino un centrocampista più fisico, più difensivo come Guendouzi o come Vecino. E Kamada ha ammesso che non si aspettava di giocare così poco e che il suo ruolo è cambiato perché sta facendo la mezzala, ma che si sta adattando e deve imparare meglio i movimenti, la posizione tattica. Però Kamada ha dimostrato anche di essere una persona intelligente, ha detto: capisco, Luis Alberto è una leggenda del club e quindi ci sta che Sarri cerchi di aiutarlo mettendo vicino a lui un giocatore più fisico anziché un giocatore con le mie caratteristiche. Però Kamada ha anche ammesso di non essere contento di giocare così poco, che un professionista vuole giocare e questo è sicuramente un campanello d'allarme. L'ho detto la scorsa settimana che l'obiettivo di Sarri, secondo me, è quello di trovare una soluzione per far giocare Kamada e Luis Alberto insieme, di un po' come ha fatto lo scorso anno con Milinko e Savic, cioè Luis Alberto, di trovare una soluzione per farli giocare insieme. Cosa che in Champions League sta accadendo, perché Kamada ha giocato titolare contro l'Atletico Madrid, contro il Celtic e questo martedì contro il Feyenoord. La soluzione Vecino-Play non è quella che mi fa impazzire, però è quella che finora ha funzionato di più, perché quando Luis Alberto e Kamada hanno giocato con dietro Vecino, la Lazio ha fatto bene. Ha vinto contro il Napoli, ha pareggiato contro l'Atletico Madrid, ha vinto contro il Celtic e ha vinto contro il Feyenoord. Anche se per me perde qualcosa in fase di palleggio, però ci sta. Ha confermato che a gennaio non ci sarà per colpa della Coppa d'Asia e si è parlato ovviamente di contratto, perché un paio di settimane fa erano uscite notizie che Lotito volesse accelerare e fargli firmare il rinnovo prima di gennaio. Kamada ha detto che la questione contratto è tutta da definire. Naturalmente, il mio obiettivo principale è quello di giocare il mondiale e insieme al club troveremo la migliore soluzione possibile per la mia permanenza. Quest'ultima frase è sicuramente importante perché se pensiamo a quanto ha detto prima, ovvero che un professionista vuole giocare, qualcuno potrebbe pensare che Kamada non è contento di restare alla Lazio. Ovvio che un giapponese che mi sembra un tipo molto onesto ha dichiarato il mio obiettivo è giocare il mondiale e quindi deve cercare di giocare di più con la Lazio. Non siamo ancora al momento della rottura, ovvero Kamada non ha chiesto la cessione, non ha detto che non rinnoverà, ma sicuramente spera di giocare un po' di più prima di firmare il rinnovo, vorrebbe avere la certezza di avere un ruolo più importante di quello attuale nella Lazio. Perché io ho detto Kamada è il miglior acquisto di quest'estate della Lazio. È il giocatore pronto, Guendouzi, Rovella, Isaksen, Castellanos sono tutti giocatori interessanti, ma giocatori che devono crescere. Kamada invece no, è un giocatore formato, è un giocatore pronto a giocare titolare in una squadra da scudetto. Ecco, ripeto, l'obiettivo di Sarri è quello di trovare posto a Kamada dal primo minuto. Secondo me il tecnico si deve impegnare, anche magari facendo ruotare un po' di più Luis Alberto, che finora è partito sempre titolare e secondo me non è una cosa che può succedere andando avanti nella stagione, però Kamada deve giocare per due motivi: uno perché è forte e due perché rischi di perderlo, perché se Kamada non gioca va via, mi sembra abbastanza evidente. Ha anche ammesso in conclusione di trovarsi bene a Roma, di essere contento dei tifosi che lo sostengono tantissimo
e quindi di voler cercare la soluzione migliore per restare a Roma e quella di giocare di più. Ecco, la Lazio si deve muovere. Del resto, bisogna dire una cosa: in passato la Lazio non ha mai avuto una panchina ricca perché con Inzaghi si faceva fatica, perché Inzaghi faceva giocare sempre quelli e i panchinari finivano spesso dimenticati. Con Sarri sta avvenendo un po' la stessa cosa, soprattutto con Kamada. Ecco, questa cosa deve sicuramente cambiare. Kamada è un giocatore che merita di giocare titolare. È vero, Luis Alberto si abbina meglio con Guendouzi, c'è più equilibrio al centrocampo, ma allora la mia domanda è: perché hai preso Kamada se sapevi che non poteva giocare insieme a Luis Alberto? Questo è un punto di domanda che io ho da un po' di tempo. Voi avete la soluzione? Scrivetelo nei commenti qua sotto e ditemi: Kamada deve restare alla Lazio? La Lazio deve tenere Kamada? E mi raccomando, se vi è piaciuto questo video, mettete mi piace. Grazie.